Good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. I thank Mathilde Fontanin for inviting me. Oh, I was forgetting. Dimenticavo, voi non parlate la mia lingua, vero? Parlerò io la vostra. Meglio, vero? Bene. Allora, parliamo di questo libro per imparare l'inglese che serve in biblioteca. Oh, Mrs. Fontanin mi ha chiesto di presentarlo. Io ho letto tutto. Devo dire che ho visto di peggio. L'idea generale è che se viene un foreigner, uno straniero in biblioteca, potete parlare e spiegargli come funziona. Devo dire che la premessa mi lascia un po' fredda. Non capisco che bisogno ci sia di parlare tanto in biblioteca, dove la gente must be silent! Shh! Biblioteca, ci sono i libri, right? Ci sono i cataloghi. Allora, entrate in biblioteca on tiptoes, in punta di piedi. Andate a sedervi al computer. Cercate il libro, collocazione. Poi venite da me con libro e library card. Io registro il loan, registro il prestito. Non vedo cosa serve parlare di tutto questo. Però Mrs. Fontanin sembra venire da biblioteche rumorose, doesn't she? Questo libro è pieno di persone che fanno domande. Come faccio la tessera? Mi posso collegare a internet? Per quanto tempo posso tenere questo libro? Non capisco perché tante domande. Si possono mettere dei cartelli, quindi si leggono e si stanno zitti! Volete fare come quello studente che un giorno è entrato in biblioteca mentre era chiusa per una riorganizzazione delle collezioni. Ah sì, era chiusa la biblioteca, cartelli dappertutto. A lui trova la porta aperta, lasciata aperta da quegli orribili movers, i facchini, no? Si chiamano quelle orribili persone che prendono i libri, li spostano dappertutto, and you must watch them all the time, non potete mai vederli di vista, che sennò chissà che cosa combinano. Insomma, reorganization well underway, organizzazione in corso, la porta dimenticata si è chiusa, cartelli che dicevano che la biblioteca era chiusa. Library closed this week for your organization. We apologize for the inconvenience. E questo cosa fa? Spinge la porta, entra e mi dice: Is the library open? Allora gli ho chiesto: Did you see the notices on your way here? Hai visto i cartelli venendo qui? E lui dice di sì, che li ha visti. Beh, cosa potevo dire a quel punto? Gli ho detto che se aveva visto i cartelli. Ma non ero stato in grado di leggere, non vedevo proprio cosa la biblioteca poteva fare per lui. Sto divagando, scusate. Torniamo al libro. La sezione di grammatica. Oh, è molto utile, perché insegna the rules, le regole, per parlare correttamente. Per esempio, i verbi modali. Ad esempio, must, il verbo dovere, as in you must not talk in the library. Non devi parlare nella biblioteca. Una frase molto utile a un bibliotecario che però nel libro non ho trovato. Molto utile anche imparare a chiedere con educazione il permesso. Ad esempio, May I study my own books in the library? Cioè, posso studiare i miei libri in biblioteca? Library users must learn to ask. Devono imparare a chiedere educatamente. La risposta alla domanda ovviamente è solo se fai silenzio e non sottolinei. Because I can't stand, no, scusate, che mi viene spontaneo dire in inglese, ma insomma non posso sopportare di vedere quando sottolineano i libri, di vederli così desecrated, befouled, come dite voi, sì, profanati, insudiciati. Nel libro, a pagina 46, ad esempio, mi sono annotata, c'è la frase I may not eat in the library, may I? La risposta dovrebbe essere Of course not, you must leave the library if you wish to eat. Avete capito cosa ho detto? Sì? Allora, posso mangiare nella biblioteca oppure no? Of course not, certo che no!
La risposta è quella. Peccato che Matilde Fontanin si è dimenticata di indicarla. Non vorrei che pensasse che si può fare, che si può mangiare in biblioteca. Mi è capitato che una ragazza, mi ricordo una con i capelli rossi, stava mangiando cioccolata in biblioteca. Orribile. Che poi le dita si indistricciano tutte e quando toccano i libri lasciano un segno. Orribile. Naturalmente ho sbattuto fuori immediatamente lei, il suo amico e le uova di cioccolata di Pasqua. Nel libro ci sono effettivamente descritti poi anche molti servizi utili, ad esempio document delivery, interlibrary loan, access to rare books and manuscripts, prestito bibliotecario, l'accesso ai libri antichi, tutti i servizi utili e appropriati a una biblioteca. Per quanto interlibrary loan, non lo so, sul far girare tanto i libri di una biblioteca all'altra, avrei un po' da ridire. Mi solleva pensare che i libri che arrivano in interlibrary loan in prestito bibliotecario non possono andare in prestito giusto, quindi sono protetti. D'altro canto devo dire che ci sono delle cose in questo libro che non capisco proprio. Non ne capisco l'utilità. Cominciamo dal titolo, The Flexible Librarian. E non capisco davvero. Perché flexible? Abbiamo sentito prima, sì, parlare dell'idea, della flessibilità della professione, ma un bibliotecario deve essere inflessibile per custodire i preziosi libri dei quali il destino ha assegnato la cura. Come custode della cultura, quindi, non ammette certo altri servizi che sono menzionati nel volume. Poi cos'è questa storia della Music Library, ad esempio? Si è mai sentito parlare di qualcuno che viene in biblioteca per suonare uno strumento? Ma, proprio da matti, è game and poi giocare? Giocare deve essere stato un errore. No, di certo lo è. Anche se il libro dice, me lo sono appuntata, some libraries develop game collections comprising both video games and computer games to be borrowed or played in the library. È una cosa inaudita. Biblioteche che sviluppano collezioni di giochi da computer e da console per darli in prestito, addirittura per mettere a giocare in biblioteca? No, non può essere. Secondo me lo ha inventato Mrs. Fontanin per riempire un pochino di spazio. No, non può essere proprio, perché passi per stare DVD dei giochi ma addirittura fa giocare in biblioteca. No, no, no. Qualcuno qui lavora, invece qualcuno di voi lavora in qualche biblioteca e prestate i giochi? Sì, robe da matti, far giocare in biblioteca, perché se fosse così io dovrei permettere che si portino le bacchette magiche. Guardate che un attimo, basta un lumos, un incendio, ho detto male, e pa, finiscono per bruciare tutti i libri della sezione riservata. No, 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 grazie tante. E in biblioteca si entra solo con i libri, la matita e le mani pulite e niente altro. Thank you very much. Non so, forse è diverso nelle biblioteche che non sono già dentro le scuole, ma è vero però che a leggere questo libro si capisce che a Mrs. Fontanin piacciono proprio tanto le biblioteche rumorose. L'ho già detto, va bene, lo dico di nuovo. Questo capitolo 3 sui library services, per esempio, contiene parole che non capisco. Toy library, una biblioteca di giocattoli, andiamo. Story time, baby rhyme time, baby changing table. Ma che sei, una biblioteca o un kindergarten? Makerspace, ancora teenagers o come for homework club? Ragazzini che vengono a fare i compiti insieme, in biblioteca? No, 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 in un club? Ne parlo a Flexi, a pagina 69. Scopro che è stata invitata anche lei, quindi chiedo a lei di spiegarcelo direttamente. Cosa vuol dire adolescenti che vengono a fare compiti? Certo che vengono a fare compiti, ma non certo in un club. Mica parlano o scambiano idee, ognuno chino sul suo libro a studiare in silenzio.